Amici di Rossini TV, una nuova puntata con affrontare le minacce della rete, capire, prevenire, proteggere e siamo qua con eh, le persone che ci accompagnano, gli esperti che ci accompagnano in questo percorso, in questo viaggio Gianmarco Cecconi, Gianmarco buonasera Buonasera E Marco Lanzi, Marco buonasera anche buonasera, a te Buonasera, buonasera allora, ci eravamo lasciati nella puntata precedente con questo suggerimento, perché poi questo è quello che si cerca di fare con questa uh, trasmissione: quello di dare qualche input, di dare qualche suggerimento, di eh, dare qualche suggestione a tutti quelli che vogliono comunque eh, privatamente, personalmente affrontare queste eh, tematiche, le tematiche legate a, a tutto quello che possono essere i rischi connessi a un utilizzo poco consapevole della rete. L'input che avevamo dato sostanzialmente era quello a documentarsi. Devo dire, quasi forzando un po' la mano: che stare lì a fare le anime belle, quelli che dicono: no, 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 per carità, io non voglio sapere niente di Facebook, non voglio sapere niente di internet, non è un buon comportamento. Perché? Perché naturalmente senza saper niente si rischia appunto di rimanere inconsapevoli eh, di fronte a quello che invece chi ne sa e chi ne pratica, e stiamo parlando dei giovanissimi, eh, fa. E allora, e allora bisogna fare uno studio, bisogna mettersi lì e bisogna impararne un po' di più. È un uno degli scopi di una trasmissione come questa è anche quello, a raccontare un po'. Cosa può succedere in questo che eh, continuiamo a chiamare mondo virtuale, ma che abbiamo imparato un po' a mescolare col mondo reale, visto che le interazioni tra quello che succede quando ci approcciamo a delle pratiche legate all'utilizzo eh, della rete, sia col computer che con gli smartphone, soprattutto, e invece il mondo reale, quello eh, nel quale ci imbattiamo tutti i giorni, sono eh, molto forti e, soprattutto, alle volte sono anche eh, delicate e, e, e un po' spiacevoli. Allora, dopo tutto questo preambolo, io lascio a voi sì. perché. Adesso dobbiamo veramente entrare nel vivo. No, infatti adesso questa sera cerchiamo di capire bene eh, quali sono le dinamiche eh, e cerchiamo di capire bene anche che molte cose sono, non sono nuove eh, perché c'è la rete, ma la rete le ha modificate, in certo senso ampliate e creato delle conseguenze nuove no? rispetto a, a quello che c'era prima. Infatti stasera ci concentreremo bene su quelli che sono gli atti di cyberbullismo, no? ma in realtà per capire bene un atto di cyberbullismo dobbiamo capire bene che cos'è il bullismo. E il bullismo è, no? è un atto violento che si perpetra nei confronti della vittima in modo ripetuto, ma che c'è sempre stato. Eh, io mh, ho, ho portato due esempi, le, le prime due immagini praticamente raccontano storie di eh, bullismo, e, mh, la prima è presente anche mh, in un episodio del mio libro che è l'atto secondo il quale eh, dei ragazzi hanno scritto con un penarello addosso a, alla vittima nel pullman degli insulti. Quindi questo è un atto violento, lo fanno per parecchio tempo, in modo continuato, quindi diventa un vero e proprio atto di bullismo. La seconda è, è la denuncia di un bambino di 11 anni a scuola che viene continuamente picchiato e che vuole smettere di andare a scuola. Quindi questi sono atti di bullismo, di, di, di violenza fisica. Che, che ci sono, che noi troviamo nella realtà, non possiamo nascondere la realtà con cui conviviamo, esistono ci sono e dobbiamo conoscerli poi invece nella terza e la quarta immagine eh, i, gli atti che racconto sono atti di cyberbullismo perché qui i, viene introdotta eh, l'utilizzo della tecnologia, del telefonino, il primo è una presa in giro che i compagni di classe fanno nei confronti di, di una ragazza facendogli credere, prendendo il telefonino del ragazzo di cui lei è innamorata e mandandogli dei messaggi facendogli credere che lui è interessato, gli danno un appuntamento. Questa ragazza si presenta all'appuntamento, viene ripresa e poi presa in giro perché, ovviamente, a questo appuntamento lei aspetta invano un ragazzo che non verrà. E questa cosa perché eh, si trasforma intanto non è un atto ripetuto, ma l'utilizzo del cellulare quindi del video che poi girerà di continuo rende questo atto ripetuto e quindi lo rende come un atto di cyberbullismo. E il quarto episodio è un episodio preso da, da, dalla cronaca, che poi finisce nella realtà vera finisce male. Perché questo ragazzo eh, si toglie la vita e, ed è um, una, la storia di un ragazzo che viene preso in giro perché si presenta. A scuola con una camicia eh, rosa e da quel momento in poi viene creato un gruppo. E Facebook per prenderlo in giro con le sue fotografie scattate con questa camicia rosa, a suo insaputo, poi quando lui lo viene a sapere, questa cosa è diventata incontrollabile. Quindi l'utilizzo della tecnologia rende questi atti e li trasforma in atti di cyberbullismo che a volte sono ancora più, più gravi, e nel senso che sono molto. anzi, sono assolutamente incontrollabili, perché poi la gran cassa del, della rete è, produce delle conseguenze che poi sono, sono difficilmente rimediabili. Oh, io volevo sottolineare una cosa, il fatto che noi abbiamo permesso che il bullismo esista da sempre, eccetera, non fa diminuire di un grammo la gravità della cosa, la cosa è grave, è molto grave e il fatto che esista da, da sempre eh, ci fa fare solo una riflessione, sarebbe ora che finisse, perché se finisse l'idea... Eh, nella quale si annida questa, questa pratica e l'idea qual è? L'idea della sopraffazione, è l'idea della cultura della sopraffazione, il gruppo che eh, punta a un obiettivo debole e cerca di eh, eh, dileggiarlo attivando delle pratiche eh, violente. Ecco, se si riuscisse a far capire che eh, non va bene. Cioè è, è già anacronistico, poi è brutto e poi insomma è ora di superarlo. Eh, già chiaramente spunteremmo l'arma anche al cyberbullismo, perché se riuscissimo a far capire quanto l'idea proprio del concentrarsi eh, e del dileggio sia lontana... Da quella che è la uh, cultura attuale, eh, la, la vita attuale, eh, i tempi moderni, eh, già toglieremo un, un bello spunto, una bella arma anche al cyberbullismo. E un'altra cosa importante da sottolineare che è che c'è differenza tra lo scherzo e, e l'atto la, del, del bullizzare, sono due cose molto diverse. Lo scherzo, prevede un coinvolgimento all'inizio inconsapevole sì, ma poi divertito esatto. di quello che lo subisce che magari ha la possibilità anche di eh, rilanciare eh, invece eh, l'atto eh, di bullismo no, l'atto di bullismo è fatto alle volte anche nell'inconsapevolezza che resta tale e qui la rete diventa un amplificatore e diventa un aggravatore di tutto quanto ecco. questo credo che sia molto importante da sottolineare perché se no si rischia da una parte di dire beh sono ragazzate, mm. sono sempre fatte, adesso si fanno col telefono, domani chissà e dall'altra invece di enfatizzare eh, in maniera esagerata qualcosa che invece va solo inquadrato, ben inquadrato e ben capito. E ovviamente va fatto capire ai ragazzi, perché comunque sono loro i protagonisti, e poi i genitori, eh, tutto il resto, gli insegnanti, gli educatori, ma quello che va fatto capire ai ragazzi è brutto, non va bene, non è bello, non è moderno, non fa ridere, non fa ridere, non fa ridere più. Esatto, infatti noi dobbiamo cercare di, di capire come, come interagire per, eh, per far capire ai ragazzi quello che dici tu. E la gravità delle cose, delle conseguenze, e però per fare questo dobbiamo conoscere, no? e quindi io ho cercato di, di, di distinguere eh, per, per avere una conoscenza in più quella che è la differenza tra bullismo e cyberbullismo per esempio, però le dinamiche sono praticamente le stesse, nel senso che gli attori eh, di queste dinamiche sono eh, il bullo o il cyberbullo, eh, il, la vittima, e poi ci sono gli spettatori e quindi noi conoscendo eh, gli attori eh, eh, che entrano in queste dinamiche possiamo Conoscere, sapere come intervenire, perché ognuno di questi attori va preso e gli vanno fatte capire delle cose e va preso in modo diverso. Quindi il bullo e il saberbullo eh, è colui che eh, la, la cui insicurezza gli produce eh, l'idea di utilizzare la strada della, della violenza o della presa in giro nei confronti di una vittima. La vittima che di solito è qualcuno di più debole o qualcuno di diverso. Eh, che viene, viene preso di mira, eh, e poi ci sono gli spettatori. La vittima va comunque eh, aiutata, individuata, il, eh, anche il bullo va. Eh, cercato, va, 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 va aiutato, individuato, a volte punito eh, e eh, gli spettatori invece sono quelli sui quali secondo me noi adulti, educatori, insegnanti, genitori possiamo agire di più perché la, la, dalla scorsa puntata abbiamo cominciato a dire che cercavamo di, di dare spazio a quello, al consiglio a quello che noi possiamo fare. Che cosa possiamo fare sugli spettatori? Gli spettatori che spesso decidono, quasi sempre decidono di non interagire e quindi l'attività la, del, del bullo e del cyberbullo continua indisturbata, anzi, il cyberbullo rispetto al bullo vive di spettatori, perché il cyberbullo ha bisogno di far vedere quello che fa. Per, per avere più follower, per avere più eh, consenso, no? e quindi lo fa anche per questo. Quindi l'attività, la, se smette di avere spettatori, smette di, avere, di, di fare le sue attività. Quindi, noi che cosa possiamo fare? Possiamo intervenire sugli spettatori facendo capire ai nostri figli, ai nostri eh, eh, nipoti o alle persone con cui abbiamo a che fare, i nostri giovani, che eh, ehm, quello che viene fatto è sbagliato. Quindi, creare quell'empatia. Eh, nei confronti del ragazzo che gli permette di intervenire di dire basta oppure di smettere di fare lo spettatore perché quando il cyberbullo smette di avere spettatori smette eh, di avere la sua funzione quindi smette di fare queste, queste attività quindi quello che possiamo fare è assolutamente questo intervenire e creare eh, come, come possiamo fare? P dobbiamo dare dei contromodelli dei contromodelli ai nostri ragazzi positivi che portano avanti dei valori che noi gli abbiamo trasmesso che sono positivi, che gli fanno capire che quelle attività eh, a cui loro eh, partecipano come spettatori sono attività sbagliate, quindi come minimo ci si alza e si va via. Poi se si, si ha ancora un po' più di coraggio eh, si interviene e si fa capire al bullo che questa cosa non, non funziona e non va bene. Marco, ce n'è di carne al fuoco sulla quale approfondire anche tutto eh, quello che sono gli aspetti che dal tuo osservatorio eh, di eh, poliziotto eh, insomma, eh, sicuramente eh, mettono in risalto molti aspetti che è opportuno sapere conoscere in questa puntata nella quale stiamo puntando molto a questo aspetto. Per quanto riguarda l'argomento di questa puntata, eh, vorrei soffermarmi, io parto proprio dal finale, dal finale dei miei incontri con i ragazzi. Io alla fine, dopo aver raccontato varie storie molto tristi dei ragazzi che si tol sono tolti la vita, perché purtroppo anche gli ultimi dati a livello mondiale sul cyberbullismo dimostrano che un ragazzo su dieci, uno su dieci, una percentuale altissima, vittima di cyberbullismo tenta il suicidio, tenta, uno su dieci. Per fortuna molti vengono salvati, non tutti riescono a togliersi la vita, per fortuna. Il problema grosso è che anche quei nove su dieci o quei ragazzi che per fortuna Vengono fermati prima di togliersi la vita, porteranno dentro di loro per sempre delle ferite, per sempre, soprattutto da un punto di vista psicologico. Io, durante tanti incontri, ci sono soprattutto alcuni ragazzi che veramente hanno la forza, il coraggio, davanti a 80-90 compagni di scuola, di raccontare che sono stati vittime di cyberbullismo e lo fanno. Raccontano anche, per esempio, di casi accaduti due, tre anni prima, ma quando lo raccontano lo raccontano e piangono, e lo fanno davanti a tutti, perché comunque lo portano sempre, sono cose veramente molto molto difficili da superare. Quindi io alla fine dei miei incontri, ai ragazzi dico, sulla Terra siamo più di 8 miliardi, siamo tutti diversi, non c'è una persona uguale all'altra, e non dobbiamo prendere di mira una persona un ragazzo perché gli mettiamo addosso un'etichetta, perché lo etichettiamo come il ragazzo grasso, come quello che porta gli occhiali, che ha la pelle di colore diverso, che si veste in maniera diversa, che ha orientamenti sessuali diversi. La diversità è una ricchezza, non possiamo etichettare, mettere le etichette e perseguitare i nostri amici e i nostri compagni per questo. Assolutamente non dobbiamo farlo, perché facciamo veramente del male. Il bullismo è sempre esistito, anche Alessandro Manzoni ha scritto un libro sul bullismo. Alessandro Manzoni però io ho un esempio che faccio ai ragazzi. Prendo per esempio due ragazzi e dico: Guardate, se voi adesso dal vivo vi insultate, vi benedite di tutti i colori, poi è facile che uno di voi poco dopo si penta, chieda scusa. La cosa finisce lì, perché domani potete tornare a giocare insieme, a fare i compiti insieme. Se tu invece, per questo il sabebolismo è molto più, più pericoloso, se tu invece le stesse minacce gliele rivolgi, gli stessi insulti gliele rivolgi sul suo profilo social. E poi gli chiedi scusa, lui ti perdona. Ma tante altre persone possono prendere spunto dagli insulti e dalle minacce che tu gli hai rivolto sul suo profilo e continuare a insultarlo. E la cosa non finisce. E non finisce più. E non finisce più. Poi spesso, mai ultimamente, tanti casi di bullismo e bullismo sono collegati, inizia come bullismo, ossia nella vita reale. Poi fanno foto, video di quello che fanno al ragazzo nella vita reale e poi le mettono online. Quindi molte volte bullismo e sabbebullismo si intersecano, sono mischiati. E uno dei casi, per esempio, che io faccio vedere, eh, per l'altra volta nella prima puntata abbiamo parlato di Carolina Picchio, però per esempio c'è stata anche una ragazza in Francia, a Lille, nel 2015, si è tolta la vita questa ragazza. Si è tolta la vita perché era perseguitata in classe dai suoi compagni semplicemente perché non si vestiva la moda perché era la secchiona della classe, era una ragazza un pochino chiusa ed era stata lasciata sola, cosa che non bisogna fare perché per fermare il bullo, i bulli, non dobbiamo lasciare le vittime da sole. E questa ragazza, dopo che è morta sua madre, questa ragazza di 17 anni si è lanciata dalla finestra della sua camera, dopo che è morta sua mamma è andata nella camera di questa ragazza di Emily e ha trovato il diario segreto di Emily, l'ha dato ai giornali. Vi leggo solo una paginetta di quello che Emily ha subito nella sua classe. Queste sono le parole di Emily. Mi sentivo addosso gli sguardi degli altri, vedevo i loro sorrisetti quando mi fissavano, sentivo che guardavano le mie scarpe da ginnastica vecchie, i miei jeans sfilacciati. Ho sentito qualcuno chiamarmi Barbona. Dieci metri di cortile, 156 gradini e un corridoio ci separavano dalla classe. Lei contava tutti i giorni i gradini della scuola. Questo per me era come il percorso del combattente: schivare i colpi, i calci, gli sputi, chiudere le orecchie per non sentire gli insulti e le prese in giro, controllare il mio zaino e i capelli, trattenere le lacrime, ancora e ancora durante questi minuti infiniti. Pazzesco. E ogni volta che lo leggo mi viene la pelle d'oca. Chiaro che come diceva prima Gianmarco, è fondamentale il ruolo della maggioranza silenziosa. Addirittura Albert Einstein disse, disse, una, cosa, disse una frase veramente importante che io fa, proietto, faccio vedere, una diapositiva che adesso la vedete, faccio vedere ragazzi, il mondo è un posto pericoloso, non a causa di coloro che compiono azioni malvagie, ma a causa di coloro che vedono e fanno finta di niente, si girano dall'altra parte. Perché basta poco per fermare le azioni del bullo e il bullo. E poi il bullo non va demonizzato, perché per parlare di bullismo, se abbia il bullismo, per esempio, se io faccio l'esempio ai ragazzi, io faccio un qualcosa contro un adolescente, io non sono un bullo, io non sono un delinquente, perché io ho 60 anni e le ragazze hanno 14. Per parlare di bullismo, gli atti devono avvenire fra coetanei all'incirca della stessa età. Ma il bullo, perché diventa bullo? Questo lo dicono tutti gli studi scientifici. Perché purtroppo non ha avuto la fortuna di crescere in una famiglia, in un ambiente sociale privo di tensioni, di conflitti, di violenze. Abbiamo i bulli nelle scuole materne. Sì. Immaginate un bambino di tre anni che tutti i giorni a casa vede il padre che picchia la madre, va all'asilo e picchia i suoi compagni, perché impara che quello è il modo di comportarsi. Lo vede tutti i giorni, ha quell'esempio, a tre anni non ha nessuna consapevolezza, lo fa distinto. Quindi, quando tu non fai parte della maggioranza silenziosa, io le dico sempre ai ragazzi, intervenite. Potreste dirmi, ma se io intervengo il bullo se la prende con me? Paura legittima, però ci sono tanti modi di intervenire. Informate il vostro insegnante di riferimento, di fiducia di quello che sta avvenendo in classe o vicino alla classe o in qualsiasi altro ambiente. Informate i vostri genitori, ditelo a qualcuno che saprà come prendere in mano la situazione per impedire che si arrivi, se arrivino a delle tragedie. In questo modo voi aiutate tre tipi di persone. Aiutate chiaramente la vittima, aiutate il bullo, perché il bullo va aiutato, come ho detto prima, purtroppo diventa bullo per tutta una serie di motivi, ma è un ragazzo che va aiutato. Poi tanti bulli addirittura che riescono a superare la fase di bullo, vanno nelle scuole a raccontare loro. Eh certo. che essere, dite, non fate il mio stesso errore, come purtroppo tante vittime di bulli di bullismo diventano, dopo che hanno superato quella fase, pulli a loro volta, perché è un modo di sfogare la loro sofferenza e il loro dolore. Quindi vedete come è, è tutto concatenato. È e poi la terza persona che aiutate è voi stessi. Perché se voi aiutate qualcuno vi assicuro che sarete, vi sentirete molto meglio, sarete veramente felici di aver contribuito a fare del bene, ad aiutare un ragazzo come voi o una ragazza come voi che in quel momento stava soffrendo. In qualche modo avrete contribuito a fare qualcosa. In ogni caso sarete a posto con la vostra coscienza. Questo è fondamentale, questo è veramente importante. Ti ho ascoltato con attenzione, mi vengono in mente due riflessioni. La prima è che scriveva benissimo. Il diario è, 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 un, è un libro, per cui è una perdita non solo come tutte le perdite di vita umana eh, grave eh, di questa ragazza che ha deciso di mettere fine alla sua vita, ma è una perdita per tutti anche per, per il suo modo di scrivere. Mm, ha, ha un modo di esprimere eh, con... Eh, come posso dire, non con leggerezza, ma con, con profondità e allo stesso tempo con partecipazione, e, e riescendo eh. a trasmettere molto forti, senza spingere troppo, molto forti tutto quello che, certo. che, che lei ha provato, perlomeno quello che mi viene eh, dall'averti ascol dall ascoltato in questa, in questa pagina e l'altra riflessione invece è, è di nuovo legata al discorso degli strumenti, no? eh, qui siamo un passo oltre perché è vero il bullismo c'è sempre stato ma qui diventa lo strumento il motivo per farli certi gesti, per cui non è più eh, il telefonino usato come documentazione eh, per far vedere cose che comunque stanno succedendo, ma diventa eh, quello il motivo vero per farle, cioè faccio questa cosa perché poi la riprendo, la diffondo, per cui qui siamo un passettino oltre, per cui eh, anche in questo caso un distinguo è, è importante, eh, Gianmarco. Sì, infatti. Il, il distingo è importante ed è importante quello che noi trasmettiamo ai nostri ragazzi, perché io quando parlavo di valori o di contromodelli eh, intendevo dire proprio questo, no? Allora, se il valore è quello di avere il like, è un valore sbagliato, eh, perché quello fa passare avanti tutto, no? il famoso fine che giustifica i mezzi. Eh, va spiegata questa cosa, no? Eh, va spiegata bene perché non è una cosa corretta eh, e quindi se, eh, perché poi questo ti porta dietro un sacco di conseguenze, quindi noi dobbiamo cercare di far capire, ragazzi nella scorsa puntata parlavamo di distinzione tra eh, no, la, la difficoltà di passare tra la vita virtuale e la vita vera, no? e la, la vita virtuale spesso ci responsabilizza. Ci, ci, fa, ci, ci, ci toglie ogni tipo di responsabilità, almeno noi pensiamo che sia così. Invece se io faccio capire quali sono i valori dell'amicizia, del rispetto e eh, eh, del rispetto delle regole in generale, allora forse questo, cosa, questo procedimento per cui io attraverso lo scopo di avere più like possibili passo avanti su tutto, forse non, non lo prendo più in considerazione e quindi magari certi, certe attività non, non le faccio più capisco, e questo eh, se ci fosse anche uno spettatore che faccia capire a, al bullo che questa cosa no, non va bene non è corretta, sì va bene anche perché noi non ci rendiamo conto io spesso con i ragazzi parlo a scuola che quelli che ci mettono il like sotto anche quando nella prima puntata abbiamo portato delle challenges no? quelli che ci mettono il like perché io mi sono mangiato un chilo di sale e, e vomito magari tutto il giorno se non vado al pronto soccorso non è perché mi ammira magari mi prende anche in giro quindi dietro il like o dietro la faccina o dietro il pollice verso ci sono un sacco di, di, di giudizi su di me che non sono sempre positivi non è detto che quello che mi mette la faccina o il dito eh, verso vuol dire che mi stima o mi rispetta anzi questa cosa se noi cominciamo a farla capire ai ragazzi io con, ci, mi confronto spesso con loro allora forse quei like li vedono anche in modo diverso e quindi questo è il compito, secondo me, di, di, di chi ma serve anche per noi, eh? anche noi, anche se io metto un video su. Eh, su Facebook, la nostra generazione a Facebook non è detto che tutte le persone che mettono il certo. mi piace, qualcuno mi prende anche in giro oppure dice: Vabbè, gli metto mi piace, però questo qui che palle <ride> che mette quattro video al giorno. No? Certo. Quindi eh, non è tutto oro quello che eh. noi vediamo luccicare. Quindi, questo è un intervento che, che possiamo fare. Su questo possiamo essere eh, determinanti, e questo è anche il motivo per cui. Io e Marco crediamo anche in, 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 nella crociata che stiamo facendo, nella, negli incontri che stiamo facendo e nelle persone che incontriamo perché eh, un piccolo contributo spesso può, può cambiare molto, noi ci proviamo insomma. Siamo in chiusura anche questa volta e credo che siano venute fuori delle cose eh, importanti, ma su tutte quest'idea del non eh, girarsi dall'altra parte, né quando si vede qualcosa, perché chi eh, non agisce eh, comunque... Eh, eh, sbaglia perché bisogna essere eh, parte attiva anche nel momento in cui si è spettatori e soprattutto anche eh, non girarsi dall'altra parte per far finta che il fenomeno non esista eh, anche se non lo vediamo eh, c'è, cioè, esiste e soprattutto eh, sapere e, e, e cercare di capire in cosa eh, sono impegnati per tante 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 ore al giorno che moltiplicate per i giorni della settimana fa moltissime ore che moltiplicate per le del mese e dell'anno fanno una montagna di ore impressionante, eh, tutti quelli che appunto passano del loro tempo che Difficilmente è, eh, come dicevamo, eh, per questa bella definizione tempo di qualità, alle volte non lo è, e eh, alle volte diciamo che è un po' lì da, da quelle parti. Eh, appunto passano molto molto tempo, eh, un numero impressionante di ore, eh, con eh, il collegamento con la rete e tutto il resto. Ecco, non si può, è un fenomeno mh, mondiale che non si può ignorare, eh, soprattutto perché tocca ognuno di noi o personalmente o, o comunque indirettamente attraverso le persone con cui siamo in relazione. Possono essere eh, appunto dei figli, possono essere degli allievi, degli alunni, eh, degli amici, eh, insomma può essere chiunque. Ecco, non possiamo più permetterci il lusso di non sapere. Questo è il motivo per cui voi fate queste conferenze nelle scuole, nelle quali Marco mi dicevi che tu chiedi la presenza dei genitori, non solo dei ragazzi, perché è importante insomma che coinvolgere anche gli adulti. Eh, e assolutamente per, indispensabile. Per cui, esatto, assolutamente, per cui noi facciamo anche questa questa trasmissione che eh, ha un pubblico che è difficile predefinire ma che è comunque il pubblico di Rossini TV che è, è il pubblico che sta attento e sta attento e vuol sapere ed è incuriosito da tutto quello che succede nella nostra città, nella nostra città e nel circondario succede che Gianmarco Cecconi e Marco Lanzi girano nelle scuole e in dovunque vengano chiamati per raccontare eh, la loro esperienza e il loro approccio. E noi, eh, attraverso le nostre telecamere e il nostro studio, eh, cerchiamo di amplificare, in questo caso in senso buono e eh, non con la rete, ma con uno strumento eh, diverso come quello televisivo, tutto questo messaggio che sì. è così importante. Vuole fare solo una piccola battuta. Un genitore potrebbe dire, ho visto le trasmissioni di Tivolossini, quindi è inutile che poi vada adesso a ascoltare una conferenza di Gianmarco Cecconi e di Marco Lanzi. Allora io vi assicuro che io e Gianmarco non abbiamo mai fatto una conferenza uguale all'altra, mai un incontro uguale all'altro perché c'è sempre nuovo materiale, e ogni volta abbiamo sempre del materiale nuovo. E poi un'altra cosa importante è che oggi noi stiamo parlando, stiamo discorrendo, però gran parte anche delle nostre conferenze sono basato, basate su dei video, perché quello è il linguaggio. Linguaggio che devono sentire soprattutto i ragazzi, ma che va bene anche per i genitori, il linguaggio dei video, delle immagini. E noi durante le nostre conferenze facciamo vedere veramente, io credo, dei video molto, molto interessanti. L'obiettivo di tante cose che noi proponiamo è proprio questo, Gianmarco, cioè quello di incuriosire. E andare a vedere poi di persona quello che ha dato spunto a, a quelle che sono le nostre trasmissioni. La stessa banalmente rassegna stampa del mattino eh, non vuole essere un sostitutivo dei giornali, ma vuole essere un invogliare ad andarli a leggere. No, no, ma infatti lo scopo è proprio quello, lo diciamo dalla, dalla prima puntata: è quello di dare un input incuriosire e cominciare quella quella pratica di condivisione e di, e di diffusione di, di valori, oggi abbiamo parlato di valori positivi ma anche di pratiche positive e, e soprattutto per aggiungere, che dice, quello, aggiungere una cosa a quello che diceva Marco, nelle nostre, negli nostri incontri che facciamo con i genitori o con i ragazzi c'è un'interazione che qui purtroppo eh, in televisione non c'è e che quello serve molto a far capire eh, noi, eh, a noi, se siamo arrivati eh, al concetto che vogliamo trasmettere, far capire quali sono le esigenze nuove o, o capire anche eh, banalmente quello che sta cambiando, perché rispetto a, a sei mesi fa anche noi abbiamo cambiato sì. la modalità sì. con cui eh, approcciamo, ci approcciamo con le persone che incontriamo, perché nel frattempo è cambiato il mondo in sei mesi, e quindi nel, nei prossimi sei mesi cambierà ancora. Per cui anche partecipare a, a un incontro qualche mese dopo che magari sembra lo stesso, in realtà non è lo stesso perché è cambiato, è cambiato il mondo nel frattempo. Bene, allora siamo sicuri di essere riusciti a incuriosirvi e tenete i radar accesi per sapere quando e dove poter partecipare a una delle conferenze, ma noi abbiamo ancora una puntata alla quale ovviamente vi diamo appuntamento e al quale, alla quale diamo appuntamento a Marco Lanzi e Gianmarco Cecconi che sono stati con noi oggi. Buonasera. Grazie eh. dell'ascolto, buonasera. buonasera.